La Juventus di Allegri avanza in campionato e in Europa League, ma il gol sta diventando un problema. Solo con Del Neri ha fatto peggio. Contro il Friburgo è arrivata una vittoria preziosa, raggiunta soffrendo nel finale tra infortuni e giocatori affaticati. Anche contro i tedeschi, però, è emerso un problema che sta diventando endemico a Torino. I bianconeri segnano troppo poco. Per piegare il Friburgo è stato necessario un altro guizzo di Angel Di Maria. Dusan Vlahovic, invece, si trova in un buco nero di depressione sportiva alla ricerca della rete, che non arriva da 5 partite. Quello del gol, però, è un problema che non è mai stato risolto da quando Massimiliano Allegri è tornato a Torino. In questa stagione, infatti, la media della Juventus è di 1,58 gol a partita, quasi identica alla scorsa annata, quella del ritorno del tecnico livornese e dell'addio di CR7, dove i bianconeri hanno realizzato 1,53 gol a partita di media. Per trovare una media gol più bassa bisogna ritornare addirittura alla Juventus di Luigi Del Neri. Massimiliano Allegri è un tecnico molto attento alle statistiche e, sulla sua scrivania, ce ne sarà sicuramente una cerchiata di rosso, quella dei gol fatti dalla sua Juventus. Come vi abbiamo detto sopra, infatti, per trovare una media gol più bassa rispetto a quella delle ultime due annate bisogna ritornare indietro alla stagione 2010-11. A quei tempi, l'allenatore era Luigi Del Neri e i bianconeri terminarono il campionato posizionandosi al 7° posto in classifica. Il miglior marcatore stagionale fu Alessandro Del Piero con 11 reti, mentre in campionato nessun giocatore della Juventus riuscì ad arrivare in doppia cifra.